Sì, io in realtà non saprei neanche bene dove situarmi, perché in realtà quello che volevo dire è un po' a cavallo. Poi per evitare l'effetto Torre Eiffel, magari starei ai piedi di tutte queste tematiche che sono state affrontate. In più, ringrazio tantissimo Monio perché tutti quanti hanno avuto l'accortezza di prepararsi anche una presentazione fotografica. Io non l'ho fatto Monio per me, tra l'altro anche cogliendo perfettamente l'incipit di questa mia presentazione, quindi la ringrazio molto. Io partirei da un'esperienza diretta che vivo da ormai 5 anni, tra l'altro ci sono anche alcuni protagonisti presenti qui e che ringrazio per esserci, ed è quella del Teatro Sociale a Casa Serena, cioè una realtà in cui ci sono fondamentalmente persone molto anziane, anche molto compromesse, con le quali però si fanno cose che uno non immaginerebbe mai si possano fare. E vorrei partire proprio da questo, anche persone ad esempio affette da demenze, da disabilità fisiche e mentali gravissime. Ecco, con loro si possono fare delle cose straordinarie, alle quali neanch'io inizialmente pensavo si potesse arrivare. Perché questo punto di partenza? Perché io credo che ci sia bisogno di uno sguardo altro, ci sia bisogno di uno scarto rispetto a quelle che sono, come posso dire, un po' le previsioni anche future legate a quello che già c'è. Ad esempio, faccio un riferimento che è stato fatto spesso anche durante il laboratorio. Quello dell'utilizzo anche per nuove funzioni di strutture che attualmente sono completamente abbandonate. Basti pensare a un segno fortissimo anche del lavoro e dell'umanità della nostra terra, che è il cotonificio a mano. Chi l'ha detto che, anche se lì ci sono problemi legati ovviamente alla proprietà e ai diritti sacrosanti, che non si possa pensare a quel luogo come un luogo in cui si realizzano anche forme di lavoro, come sono state prima ricordate, innovative? Sono state ad esempio queste cose ricordate nell'ambito di alcuni incontri a Pordenone Legge. Per cui io credo che dobbiamo anche pensare che quelle cose che normalmente diciamo non si possono fare, si possono fare. Ma seguendo quale direzione? Mi pare che, io scusate, ma da teatrante un po' mi rifaccio a quello che c'è, cioè prima di tutto i corpi, basandosi sulle persone. Questa sala è una sala che mi pare rispecchi, forse manca la componente, ma per ovvi motivi, insomma, di età più bassa, l'intergenerazionalità. Ci sono persone di tutte le età, di tutte le attitudini, di tutte le estrazioni, di tutte le provenienze. Per cui l'invito è quello anche ad una progettazione, ad un piano regolatore, che comunque è uno strumento importante, anche se è uno strumento alla fine, basato sulle persone, in cui i luoghi possano tener conto delle esigenze, dei desideri, dei bisogni e possono anche immaginare nuove funzioni per tutte le persone. Purtroppo in città abbiamo degli esempi in cui in realtà ci sono dei luoghi che sono destinati o a un segmento, una categoria, diciamo, sociale, oppure sono disabitati. Quindi pensare anche a questa progettazione in termini nuovi. Inoltre, e per finire, vorrei riportare due stimoli che sono stati lanciati durante questo incontro informale che è stato organizzato, moderato, mi scuserà Monia che non ho la sua abilità ovviamente dal sottoscritto per questioni di necessità, e emerse appunto da questo gruppo di anziani e di operatori della struttura, che sono l'attenzione ai punti di cucitura della città con i comuni contermini, in particolar modo Cordenons e Porcia. Aspetto molto importante perché altrimenti si rivelano tutta una serie di contraddizioni, di discrasie, che portano anche a una fruizione, nell'ottica di un'area più vasta, meno efficace, meno intelligente, meno significativa di quanto potrebbe essere. Il secondo aspetto, ed è particolare, che si è emerso da un gruppo di persone che sono ovviamente ormai tutte in pensione, è quello ad un'attenzione a uno sviluppo economico che, naturalmente, senza abbandonare definitivamente il manifatturiero, che qui in città ovviamente ha sempre avuto e crediamo anche avrà un'importanza fondamentale, anche a nuove forme di imprenditorialità. Quindi pensare anche agli spazi e ai luoghi della città in funzione di questo sviluppo. Grazie.